Inaugurato nella Sala Aldo Moro della Facoltà di Giurisprudenza di Bari l'anno giudiziario tributario 2023. Giudici, docenti e tributaristi si sono alternati come relatori, analizzando la situazione della giustizia tributaria in Puglia, tracciando un bilancio di quanto fatto. Il compito della giustizia tributaria mira a dirimere le questioni tra contribuente e fisco sotto il profilo della debenza del tributo. E quindi sotto questo profilo la Puglia con le corti mira a trovare dei punti di sintesi tra le istanze dei contribuenti e le istanze dell'amministrazione finanziaria, che emette provvedimenti che poi al vaglio dei giudici trovano la loro, diciamo, collocazione giuridica più esatta. Tra gli argomenti trattati, la riforma giudiziaria che modifica la figura dei giudici tributari, prevedendo concorsi e un percorso togato come negli altri settori della giustizia. L'anno scorso una riforma ha colto l'occasione per l'istituzione del giudice tributario professionale, perché come tutti sanno la giustizia tributaria è sostenuta in maniera molto molto egregia da giudici onorari, e quindi il Parlamento ha ritenuto di dare un impulso ancora alla professionalizzazione del giudice tributario, appunto istituendo dei concorsi con i quali i giudici professionali a tempo pieno verranno assunti a giudicare i rapporti tributari tra lo Stato e i contribuenti. Quindi è un momento di grande concorso di idee, concorso di aspettative. Un ruolo, quello del giudice tributario, che diventa sempre più importante alla luce delle riforme che anche il governo si appresta ad attuare. Un fisco, tra virgolette, moderato, un fisco giusto, rende anche, la capacità di produrre più fluida. E se io avverto la ingiustizia della pretesa tributaria, i fenomeni sono elusione oppure evasione. Credo che un fisco più equilibrato contribuisca fortissimamente, più di qualsiasi tipo di forma repressiva, a fare del nostro paese un paese in cui il rapporto fra chi paga le tasse e chi produce possa essere un buon rapporto. Tanti ancora gli interventi necessari per permettere alla magistratura tributaria di poter esercitare nel pieno delle sue funzioni e delle sue capacità. Prima necessità evidenziata dai tributaristi è proprio quella di rafforzare l'organico in servizio, rilevando una carenza di giudici che, se colmata, permetterebbe di velocizzare i procedimenti in corso, creando una giustizia a misura di cittadino. Su 71 giudici tributari sulla carta che ci dovrebbero essere nella Corte di Giustizia di secondo grado, sono presenti circa 51, quindi ne mancano 20. E non solo, ma con la riforma approvata nell'agosto scorso è stato abbassato il limite di età dei giudici tributari dai 75 ai 70 anni, quindi di botto una consistente fetta di giudici cesseranno le funzioni. E non solo, l'avvio della nuova giustizia tributaria stenta a partire perché i concorsi stentano ad essere attivati. L'unico concorso attivato, quello per 100 giudici tributari, è stato un flop perché hanno aderito soltanto 34 giudici in tutta Italia.